Allora, siamo nel laboratorio della Pinacoteca di Brera, è un laboratorio trasparente che si trova all'interno del percorso espositivo della Pinacoteca di Brera e che consente ai restauratori interni della soprintendenza, che sono Andrea Carini, Paola Borghese e Sara Scatragli, di operare sui dipinti del museo, su dipinti provenienti da altre istituzioni e consentire al pubblico di vedere i lavori in corso. In questo momento è ospite il dipinto di San Sebastiano proveniente dall'Accademia Carrara di Bergamo. Prima di arrivare a questa fase, che è quella finale proprio dell'intervento di restauro, si fa una curata campagna di studi del dipinto. In questo caso abbiamo potuto indagare l'opera in tutte le sue caratteristiche, facendo esami non distruttivi, quindi radiografie, indagini con i raggi infrarossi per cercare di studiare il disegno del dipinto, ma anche piccolissimi campioni di colore che hanno consentito di identificare esattamente la tecnica del pittore. Identificate le miscele solventi usando anche degli strumenti informatici di elaborazione proprio delle miscele che ci consentono di identificare esattamente le caratteristiche dei solventi che andiamo ad utilizzare, si procede nella fase di pulitura. È un'operazione molto, molto graduale che si esegue in una serie di successioni di operazioni e che consente di rendere nuovamente più leggibile l'opera. In questo momento sul dipinto di San Sebastiano sto terminando l'intervento di integrazione pittorica. Si tratta di una fase cosiddetta estetica del lavoro in cui vengono annullati i disturbi provocati dalle lacune, dalle mancanze presenti sul dipinto con dei materiali assolutamente reversibili nel tempo, quindi con dei colori ad acquarello, dei colori a vernice e con una tecnica che è riconoscibile, ossia con una tecnica che noi definiamo di tratteggio, con una serie di piccoli tratti verticali ravvicinati che ricompongono il colore del dipinto e consentono all'osservatore che si avvicinerà all'opera di identificare le zone reintegrate e distinguerle dall'originale. Si tratta di un'operazione molto lenta e delicata che serve a riordinare l'opera per renderla più leggibile. Grazie.